E adesso amici di pomeriggio, non cambiate canale perché ci guardiamo insieme l'approfondimento curato dal nostro Nico Centurame di un evento che si è svolto a Monte Erbomano dell'Anmul. Domenica 13 ottobre Monte Erbomano è stato il centro provinciale della 74esima giornata nazionale per le vittime degli incidenti sul lavoro. L'evento è stato promosso dall'Anmil Teramo e ha visto la presenza di tante istituzioni. Vivere un diritto, il lavoro sicuro un dovere, il motto attorno al quale i presenti hanno manifestato e chiesto maggiori tutele sui posti di lavoro. Sì, è una giornata sentitissima, ricordiamo tutti a morte sul lavoro, l'ultimo ieri un ragazzo di 25 anni è morto, siamo quasi sulla 850 morti sul lavoro, 650.000 infortuni sul lavoro, sembra un bollettino di guerra, ma se qui non si cambia, noi come associazione siamo entrati con le scuole dove stiamo portando a testimonianza dei nostri formatori per gli infortuni sul lavoro. I dati recitano un vero e proprio bollettino di guerra. Nel 2024 gli infortuni denunciati in Italia sono 350.000, 577 quelli mortali da gennaio. Sono 6.902 i casi in Abruzzo, dove hanno trovato la morte 14 lavoratori. Sì, noi diciamo che questa provincia di Teramo sono 8 morti, ma anche i morti per malattia professionale che non vengono conteggiati. E noi come associazione stiamo combattendo, ma non facendo repressione ai imprenditori, ma bensì facciamo collaborazione, chiediamo agli imprenditori, perché fare formazione come lo stiamo facendo noi da tanti anni, perché il trend dopo il Covid si era abbassato, ma adesso è risalito vertiginosamente sia infortuni sul lavoro sia che le morti sul lavoro. La morte sul lavoro non è fatalità, perché la morte sul lavoro vuol dire che non c'è prevenzione. Quando non c'è prevenzione si va allo sbaraglio. Noi stiamo chiedendo alla politica prima di fare prevenzione, ma prevenzione seria, fare dei corsi di sicurezza sul lavoro, ma non come si faceva sulla carta, solo su carta, ma bensì far venire la gente a fargli vedere che cos'è la sicurezza sul lavoro. E io porto i segni della sicurezza sul lavoro perché sono un invalido anch'io, perché da nostra associazione non si può essere iscritto se non si è invalido sul lavoro. Giornata molto importante. Poc'anzi nel dare il benvenuto alle autorità e a tutti i cittadini che hanno pensato di onorarci della loro presenza, dicevo un dato: avvengono in Italia circa 2.000 infortuni sul lavoro ogni giorno e dal 1 gennaio a tutt'oggi sono morti 800 persone.
Questi sono dei dati eclatanti, non è possibile continuare in questo modo. Questa manifestazione è la prova che tutti vogliono un'attenzione superiore a questo tipo di problema. Come recita lo slogan, il lavoro è un diritto, ma la sicurezza è un dovere. E Montorio ringrazia l'associazione perché questa è una manifestazione provinciale, per cui diciamo che è stata scelta Montorio come città ospitante. Ci sono delle motivazioni che sono date dal fatto che a Montorio c'è un tessuto imprenditoriale molto considerevole, però molto attento alla sicurezza del lavoro. Questo è stato il motivo per cui è stato scelto Montorio. Lo possiamo vedere dalle gru presenti in piazza. Montorio è un laboratorio continuo per quanto riguarda la ricostruzione, però grazie a Dio non avvengono infortuni sul lavoro. Purtroppo annoveriamo nella nostra cronaca la morte di un cittadino montoriese che è deceduto qualche mese fa in quel di Firenze, però non è successo qui da noi e oggi noi lo citeremo e citeremo anche tutti gli altri infortunati che nel corso degli ultimi anni hanno perso la vita sul lavoro nella nostra provincia di Teramo. La politica deve fare di più a tutti i livelli, la politica deve innanzitutto cominciare dalla base, creare una cultura della sicurezza del lavoro, per cui l'educazione alla sicurezza del lavoro deve essere inserita nelle scuole, a cominciare dalle scuole medie superiori e le università, perché chiunque si rivolge dà lavoro ad altri deve capire che quelle persone devono essere messe in sicurezza, perché le persone, i lavoratori rappresentano una ricchezza per tutti quanti noi, per tutta la società. Per cui alla politica diciamo attenzione, cultura della sicurezza, controllo della sicurezza. E poi anche non si può avere una causa in tribunale per 10 anni e la famiglia che ha perso il loro caro non sa come mantenersi. Anche questo bisogna anche creare delle corsie preferenziali affinché le persone che subiscono un incidente sul lavoro, un infortunio sul lavoro, possano al più presto definire la loro situazione legale. Thank you.
si tratta un premio per quanto riguarda un infortunio sul lavoro che ho avuto e purtroppo mi ha portato a stare sulla sedia a rotelle. Qui si sta facendo un po' una manifestazione contro gli infortuni, contro le morti sul lavoro, d'accordo. Però sono anche delle fatalità che succedono, non è una cosa che uno prevede oppure che le fatalità bisogna anche metterle in campo perché purtroppo possono succedere, come è successo a me. Sì, l'attenzione sulla sicurezza, quello è una cosa che da tenerne conto sicuramente, da rivederla, però tante volte non è solo la sicurezza che manca, e tante volte anche il fato, la coincidenza, tante cose da mettere in considerazione. Io purtroppo, nella banalità, mi sono fatto male parecchio, veramente mi sono lesionato il midollo e sono rimasto sulla sedia, però non è che sono caduto da chi lo sa che altezza, era 1,40 m, 1,50 m d'altezza di schiena, veramente mi ha portato questa lesione. Purtroppo, che devo dire, mi dispiace perché mi ha sensibilmente cambiato la vita, nel senso la vita mia è purtroppo cambiata, però non è che o l'ho fatto apposta oppure è successo purtroppo. Noi titolari di aziende, anche gli operai, è cambiato da un po' di anni a questa parte, ci si sta molto più attenti, si cerca di curare tutte le sicurezze che si possa, che si possa pensare, i dispositivi per le sicurezze, per carità, però tante volte non è quello il dispositivo, la sicurezza o la sensibilità che le cose purtroppo sul lavoro possono succedere, come succede uno che va sulla strada, fa un incidente, non è che tu l'hai previsto, cose che purtroppo possono accadere, però accadono. Sì, sicuramente più attenzione, più, per carità, però tante volte non basta l'attenzione, anche l'impulso della persona, tu fai una cosa, ti prendi una cosa impulsiva, fai così, ripensandoci poi dici cavolo, però forse se facevo diversamente poteva andare meglio, ma questa è una cosa che un pensiero dopo che è successo, dopo che... Mio figlio è finito di lavorare, stava tornando a casa col monopattino, non si sa perché non l'ha visto nessuno, non gli ha telecamere, non ci stava, o sia caduto da solo, oppure qualche macchina l'abbia speronato, però tutta diceria, non c'è niente di sicuro. Sì, la cosa principale è mettere obbligatorio il casco sui monopattini, perché è una morte continua e adesso l'ho scoperto sulla pelle di mio figlio. È 3 anni che c'ha il monopattino, non è mai successo niente, e dopo 3 anni succede, una volta cadi e non ci sei più. Perciò caschi ai monopattini, urgente, urgente. E noi abbiamo lo stabilimento balneare a Cologna lo stabilimento balneare, siamo tutta la giornata a lavorare nel Lido e dopo la sera si torna, siccome c'è sempre il problema del traffico, avendo problemi di parcheggi, andavo con il monopattino perché col monopattino riusciva a andare più veloce a casa, se no tutte quelle macchine
parcheggi che non ci sono. Una buona prevenzione salva le vite umane. Io ho anche un ristorante a Roseto e quest'estate è venuto a farmi un controllo. Mi hanno trovato una dipendente che non c'aveva il corso. Su 9 dipendenti, una, l'ultima, ancora non faceva il corso, ma hanno fatto 3.500 euro di multa. E adesso posso dire hanno fatto bene, perché serve la prevenzione, serve tutto. Hai saputo.